Questi sono dei mattoncini Lego, diventati famosi perché con estrema semplicità ci permettono di realizzare qualsiasi cosa. E questo invece è un armadietto che si assembla con la stessa semplicità dei Lego perché è progettato e realizzato con una particolare tecnica. E nel video di oggi vi spiegherò come sfruttarla nei vostri progetti realizzati con la CNC o semplicemente con trapano e fresatrice. Cominciamo! Tra l'altro ragazzi, questo è un video speciale perché da oggi parte la mia collaborazione con Rossini, brand italiano made in Italy che realizza abbigliamento da lavoro dal 1969. Oggi, oltre alla t-shirt, sto indossando le loro scarpe antifortunistiche Krypton Grey e i comodissimi pantaloni Reynolds. Ad ogni modo, perché mi ritrovo qui in cucina? Perché in passato io vi ho già fatto vedere un progetto realizzato con questa tecnica. Questo designer vende un mobile simile a questo a 2.495 euro, senza gli eventuali extra. Su progetti di questo tipo sono nate delle aziende intere che realizzano appunto arredamenti con lo stile della lavorazione digitale o comunque alla CNC. Quali sono i dettagli che caratterizzano questo stile? Beh, tutti i componenti del progetto devono essere realizzati da uno o più pannelli della stessa tipologia. Poi deve essere facile da assemblare come i Lego. Poi, proprio perché è realizzato con la CNC, devono essere implementate diverse tecniche di unione per riuscire a costruire qualsiasi cosa. Premessa per chi non l'ha sentito prima, ma non lo sentirà neanche ora. Questo stile è caratterizzato appunto perché viene realizzato con le CNC, ma nulla ci vieta di applicarlo anche su progetti realizzati con le attrezzature tradizionali. E nel video di oggi vedremo appunto come progettare alcuni di questi sistemi di unione e come anche andare a realizzare uno di essi per poi sfruttarlo nei nostri progetti, realizzato appunto con fresatrice verticale e trapano a batteria. E nel mentre realizzerò un armadietto che dovrà contenere tutto il mio nuovo abbigliamento. Quindi cominciamo. Partiamo a scoprire questi sistemi di unione dal più famoso, il tennone mortaia. Ci sono diversi modi per realizzare questo incastro, anche a seconda della posizione in cui lo si vuole andare ad implementare, a seconda del progetto. La caratteristica è appunto quella che va creato lo spazio per lo spigolo del tennone e per farlo ci sono diversi modi. Perché è importante partire dalla progettazione? Beh, perché che voi vogliate realizzare questi progetti con tennone mortaia in modo manuale oppure in modo digitale, sempre dalla progettazione io vi suggerisco di partire, perché appunto vi semplifica la realizzazione poi, ma vi fa ottimizzare anche poi il materiale, risolvere eventuali problemi di errori in fase di produzione. Ecco, quindi partiamo anche noi dalla progettazione. Tra l'altro ragazzi, per chi fosse interessato, vi segnalo che questa settimana il corso per imparare a progettare con Fusion 360 è scontato. Vediamo qui 5 tipologie di tenone mortaia, tutte differenti. Tutte si differenziano nella mortaia, tranne l'ultimo, che vedremo poi a parte, che si differenzia sia nella mortaia che nel tennone. Andando a vedere dall'alto, notiamo che quella evidenziata in nero è quella classica da falegname, cioè che con lo scalpello ti fai gli spigoli precisi, non si notano nessun'altra variazione se non mortaia e tennone. Nelle versioni digitali però si possono fare altre tecniche, quindi si possono andare a rimuovere gli spigoli per far incastrare bene l'oggetto. In questa prima versione il forellino è stato messo in coincidenza con gli spigoli della mia mortaia. Questo cos'è che comporta? Comporta che nel momento in cui vado ad incastrare l'oggetto si veda palesemente, però può essere appunto uno stile come quello che si vedono nei progetti realizzati con la CNC. Questo dettaglio si può far notare di più o di meno, come nella seconda versione, che è la stessa che ho utilizzato nel mobiletto cassaforte, dove ho la macchinetta del caffè, in cui ho fatto combaciare il diametro della fresa con uno dei due lati. In questa versione bassa vedete che l'ho fatto combaciare nelle parti laterali lunghe, nella parte superiore l'ho fatto combaciare nelle parti più strette. E proprio questo sistema di tennone mortaia è quello che ho utilizzato nel progetto di oggi, che nasce interamente su due pannelli di multistrato. Prima pensato per essere un pannello da 18 mm, ma poi mi sono accorto che non ne avevo abbastanza, ma avevo bensì due da 15 mm.
che va benissimo per questo progetto. Fortuna vuole che ho progettato utilizzando la funzione parametrica, quindi ho spostato lo spessore del materiale e tutto si è ridimensionato. E se ho progettato tutto correttamente, ora vedremo un mobile che si assembla come giocare con i Lego. Quindi, mentre vi spiego la parte di progettazione, iniziamo a fresare. Con Luca abbiamo quindi tagliato un pannello di multistrato di pioppo da 15 mm e poi caricato nella CNC per la fresatura. L'intero armadietto è stato realizzato con poco meno di due pannelli interi e ha utilizzato per la maggior parte la tecnica del ternone mortaia. Dopo soli 25 minuti avevo tutti i componenti fresati ed ho così dato una veloce levigatura ai bordi prima del preassemblaggio. L'ultima tecnica invece è quella che è più ottimale per andare a nascondere il mio tennone digitale o anche non digitale se lo fate a mano, dopo vedremo come. Com'è che si fa in questo caso? Si fanno delle linee a 45 gradi rispetto ai lati e si vanno a far combaciare il diametro della fresa tangente allo spigolo. Più facile da far vedere che da spiegare. In questo modo vado a nascondere il più possibile la mia mortaia fatta in modo digitale, ma mantengo comunque anche una solidità nella parte più corta della mortaia. L'ultima versione che vi ho promesso è quella in cui vado a lavorare anche il tennone per far notare ancora di meno che è stato fatto in modo digitale. Come potete vedere, in questa versione abbiamo le mortaie praticamente identiche, in cui appunto è stata utilizzata la versione più estetica per nascondere appunto la nostra mortaia. Ma la variazione c'è nel tennone. Qui vedo appunto un po' di mezzaluna da una parte e dall'altra. In questa versione, in cui il tennone è leggermente più lungo, vado a nascondere una parte della mortaia e quindi vedrò solo una mezzaluna. Qual è la variazione nel tennone? Che da una parte abbiamo il tennone fatto in questo modo e dall'altra parte, tac, abbiamo un tennone classico. Cioè io qui non lavorerei il tennone, qui invece l'ho lavorato con lo stile che vi ho fatto vedere in precedenza, utilizzato anche nel mobiletto cassaforte, ma appunto mi va a nascondere questo sistema di unione. Unione che si può nascondere anche nella parte posteriore. In questo caso qua non l'ho fatto, ma se io tenevo il tennone un po' più corto, nella parte esterna di questa mortaia non si sarebbe vista unione, cosa che abbiamo realizzato nel mobiletto che vedremo più tardi. Ed eccolo qui, preassemblato a secco per vedere se la progettazione è stata perfetta. Spoiler, sì. Ragazzi, fenomenale, come vedete nella parte esterna non si vedono i tennoni, per il resto è già solido di suo senza averlo nemmeno incollato. L'anta ruota grazie alla tecnica che ho utilizzato. Non c'è cerniera, ma ruota. Non mi resta che smontare tutto, mettere quei due gocciolini di colla che servono per dargli sicurezza, completare i piedini, fate anche questi con questo stile, e nel frattempo voi guardatevi l'ultimo sistema di unione particolare. Andiamo però ora a realizzare un tenone a mortaia una volta per tutte. Cosa vuol dire? Che lo faccio una volta e poi replicarlo nel mio progetto o nei miei progetti mi sarà iper semplice con seghetto alternativo e fresatrice. Basta. In realtà il seghetto alternativo non serve nemmeno, ma un trapano sì. Si parte però da un pannello in multistrato o in MDF da 4 mm a seconda di quello che trovate più facilmente. Tracciate le linee di riferimento della vostra mortaia come fareste su uno sketch in Fusion 360. Dopodiché forate gli angoli con una punta a forare dello stesso diametro della fresa che utilizzerete in tutte le lavorazioni successive. Nel mio caso quella da 8 mm perché è la più piccola che ho con il cuscinetto a copiare. Ora le possibilità per ottenere il risultato che ci servono sono due. Fresare con il rifilatore o la fresatrice manuale tutta la parte interna della mortaia, ma è leggermente scomodo perché non avete la visuale chiara. Oppure farlo al banco fresa appoggiandovi alla guida. In questo modo andrete perfettamente dritti. Mi raccomando però, è meglio rimuovere un po' di materiale in meno e rimediare dopo manualmente con una lima o della carta vetrata, piuttosto di dover rifare tutto perché avete fatto il foro troppo largo e non vi manterrà nessun tenone stretto. A questo punto avrete la dima da utilizzare in ogni progetto. Vi basterà tracciare una linea di riferimento nel pezzo in cui volete realizzare la mortaia, applicare la dima con il nastro adesivo e dopo aver rimosso la maggior parte del materiale con un trapano o un seghetto alternativo, utilizzate una fresa con cuscinetto a copiare per rimuovere la parte restante mantenendo la precisione che ci serve. Tra
Tra l'altro, ragazzi, mi ero dimenticato di farvi sapere che su Fusion 360, ma anche su Aspire, c'è la possibilità di installare un plugin che vi permette di fare questi dog bone, questi sistemi di incastro particolari, con un semplice click. Vi faccio vedere, ad esempio, tolgo il tennone e la mortasa nella parte fatta a mano, utilizzo lo strumento dog bone, posso o selezionare gli angoli aperti e poi dirgli ovviamente voglio che la fresa sia un 6 mm, oppure gli dico tutto il componente, mettergli dog bone da 6 mm, tac. E guardate che tipologia di dog bone fa, quella più bella, quella in cui si nota di meno. Fantastico, ragazzi. Vi lascio il link sotto in descrizione del plugin, se volete installarlo c'è anche la guida su come si installa, è semplicissimo, vi assicuro che è semplicissimo. Vediamo però un altro incastro, e cioè il mezzo legno, mi pare si chiami mezzo legno, fammi ricordare. Esatto, si chiama proprio così. Questo qui è semplicissimo, perché è effettivamente semplice, è molto robusto perché può sostenere un peso se è in obliquo, quindi se è messo in questo modo qui. Può sostenere i pesi anche nei fianchi laterali, ovviamente sempre che non siano troppo a sbalzo, ma soprattutto tiene molto bene il peso quando è messo in verticale. Sì, ti credo. Questa tecnica ha però un particolare, deve essere precisa. Precisa, altrimenti dondola, e quando dondola non serve più a nulla. A differenza del tennone mortaggio di prima, che bene o male in qualche modo un po' di colla ci riesci a far stare, questa qui se è leggermente più larga non ne fai più nulla. Quindi ricordatevi che quando utilizzate questa tecnica di unione dovete assolutamente assicurarvi che il materiale abbia lo stesso spessore su tutta la sua superficie, altrimenti se cambia lo spessore non va bene. Come si progetta? Beh, semplicemente io sono partito da uno schizzo solo, in cui ho fatto già tutti i pezzi incastrati, e poi ho semplicemente estruso prima una parte e poi ho nascosto quella parte lì e l'ho estruso l'altra. Anche qui ovviamente la miglior cosa è mettergli il dog bone, perché appunto se vogliamo fresare questi componenti su un CNC, ma anche farli a mano libera, questo spigolo qua deve essere lavorato, quindi fresa da 6. Quindi dog bone sia qui che in questo qui. In questo modo posso fresare entrambi i componenti su una fresa CNC o su un pannello anche a mano libera, e so che questi incastri non si daranno fastidio tra loro. Vedete che la parte visibile è veramente minima, proprio non si vede, però l'unione è perfetta. E questo progetto è proprio un esempio di progetto in cui viene implementato questo sistema di unione, cioè di mezzo legno. Uno sgabello preciso in cui la parte della seduta esce dalla parte delle gambe, cioè viene estrapolata dalla parte delle gambe. Alla fine il risultato è questo, ragazzi, spettacolare. Vi lascio sotto in descrizione il file per replicare questo progetto in formato DXF. Andiamo a vedere l'ultimo sistema di unione e poi andiamo avanti con il progetto, perché adesso manca solo da fare. Il sistema che vi voglio far vedere è questo qua. Stiamo parlando ancora di tenone mortasa, ma con una differenza, che è nella parte posteriore. Tac! Uno, vedete che è un tenone mortasa come quelli di prima, l'altro ha un cuneo. Perché dovrei mai andare a realizzare questo componente qui che mi tiene la parte di tavola con il tenone? Per quelle situazioni in cui so che avrò un grande stress in trazione. Provate a pensare se questa tavola qui fosse il longone di un letto, e io l'ho voluto realizzare con la tecnica della CNC, che c'è chi lo fa, però appunto se metto tenone mortasa come in questo esempio andrò prima o poi a rompere, cioè la testiera e la pediera si scassano. Quindi la soluzione è inserire questo cuneo nella prolunga del tennone, perché il tennone va prolungato di quanto, ecco, lì fa la differenza, perché potreste realizzare questo componente ma poi si spacca comunque. Lo spessore deve essere giustificato in base a materiale che state utilizzando, dimensione di altezza del tennone, spessore del tennone. Ecco, io vi suggerisco di utilizzare questa tecnica su legno massello e al massimo su multistrato. Evitate su MDF e trucciolari, perché sapete già come va a finire. Ho così assemblato tutto in pochissimi minuti, proprio come se stessi giocando con i Lego, ma è proprio questa semplicità che mi ha fatto distrarre
e dopo aver messo la colla e quindi aver bloccato per bene tutti i pezzi, ho scoperto la frittata. Ragazzi, spettacolare, facile da assemblare come i Lego, ma anche facile da sbagliare. Infatti ho messo il cielo al posto della base e la base al posto del cielo, e quindi le ante ora sono contrarie, ma vabbè, mi va bene lo stesso. Ora non perdiamo altro tempo, devo aggiungere il magnete qua per l'anta, il pomello, ma prima dipingere tutto. Ho completato l'armadietto con una vernice protettiva trasparente sulla cassa e colori e logo di Rossini per le ante, visto che appunto ci metterò l'abbigliamento. E voilà, che ve ne pare del risultato finale? Dite che posso metterlo in vendita a 2500 euro come aveva fatto il designer con la cassaforte? Non penso, ma sicuramente questo stile ha il suo perché e mi piace un sacco. E alla fine quello che era nato come un errore è diventato una feature, perché l'apertura adesso è la parte corretta. Ragazzi, spettacolare! Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ve ne pare di questo progetto, se volete vederne altri di questo stile, perché ne ho alcuni in mente. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento a sabato prossimo, perché ogni sabato c'è il video di Marley. Ciao makers!